Giuseppe, io sono Antonella Molinaro di Cinevio. Sono stata contattata 2 anni fa da Gianni Russo perché vabbè, io seguo il festival dall'inizio, da 10 anni, 12 anni, e ho sempre registrato tutte le masterclass. Quindi mi contattò per un estratto di Luis Baccalo, che non ho più ritrovato diciamo, nel film, però è stato per me un onore già essere contattata. La mia domanda è, in realtà vedendo il film mi sarei aspettata di trovare appunto qualche estratto proprio dal Bifest, anche della sua ultima venuta, no? Di Ennio Morricone qui. Come mai ha fatto questa scelta di non inserire nulla? Guardi, io la ringrazio per questa domanda, però le posso dire questo. Se vogliamo parlare di tutte le cose che ho dovuto rinunciare in questo racconto, ci servirà una mattinata più lunga di questa, perché c'erano tantissime cose, belle, importanti, e non ho potuto perché già 2 ore e mezza è tantissimo. Infatti eravamo terrorizzati, non pensavamo che poi la gente ci dicesse aver voluto che non finisse più, che fosse un modo di dire carino, di esprimere gradimento, però se fosse stato ancora più lungo, forse il film non sarebbe neanche uscito, perché poi dobbiamo rispettare certe regole. Quindi ho dovuto rinunciare a tante cose. E anche l'incontro tra me e Ennio a Bifest è andato a finire in mezzo a quelle cose lì, però è come se ci fosse, perché quando siamo venuti con Ennio lì, il rapporto, l'affetto, la bellezza delle domande che il pubblico ci ha posto, ecco, quell'energia è rimasta e c'è anche in qualche maniera, anche se poi fisicamente non diveniamo proprio quelle immagini. Bravo. Detto che tutti stiamo uscendo dalla pandemia, per te cosa ha significato? Provo a sintetizzare quello che hai detto, uscire con Ennio proprio in questa fase ancora post-pandemica, anche se non del tutto post. Beh, è una bella domanda, perché poiché tutta la fase del montaggio del film, che è durata tantissimo, è praticamente coincisa con la pandemia. Per cui, un po' come tutti nel nostro mestiere, ci siamo dovuti inventare un sistema per proseguire il montaggio del film a distanza, con il montatore a casa sua, io a casa mia, schiavi delle intermittenze della rete, delle cose terribili. Quindi è stato molto, molto doloroso lavoro di montaggio durante la pandemia, e quindi essere riuscito a finire il film e il fatto che quel film sia potuto uscire, io l'ho vissuto una grande liberazione, veramente una grande liberazione. E ci sono dei momenti in cui cerco di interrogarmi per cercare di comprendere il successo del film, di comprendere la reazione del pubblico. Ci sono dei momenti in cui mi dico, ma forse alla fine il film è uscito nel momento più giusto, perché forse la gente ha trovato anche in questo lungo racconto di Ennio, che, come dicono in tanti, ha rappresentato in qualche maniera l'autore della colonna sonora della nostra vita. Forse in un momento come questo, tornare ad andare al cinema e trovarci qualcuno che ci racconta un po' come è stata la nostra vita negli ultimi 60-70 anni, forse anche questo ha creato una sorta di formula emotiva che è dietro al successo del film. Quindi sono stato felice. E il fatto che invece la pandemia sia ancora lì, e anche se in qualche maniera tutti abbiamo abbassato un po' la guardia, quando ancora invece se fai 4 conti, i contagi oggi sono esattamente quelli che c'erano 2 mesi fa, quando si parlava di picco terribile, sono praticamente gli stessi. All'epoca erano applicati 1.200.000 tamponi, oggi applicato a 500.000 tamponi, ma la percentuale è la stessa.
Quindi le cose non so cosa è di straordinario, che avendo la maggior parte delle persone fatto il vaccino sia un'arma più forte per tenerlo a bada. Però si ha questa sensazione in qualche maniera di aver scoperto che questo tipo di problematiche in qualche maniera poi si possa riuscire a gestirla, a tenerla in pugno. Il grande fallimento è che la stessa idea non possiamo averla per la guerra. Quindi è un periodo scuro, un periodo buio, terribile, spezzato da questo racconto di un uomo che ti narra una vita fatta senza scorciatoie, senza compromessi, una vita basata solo sulla propria capacità di studiare, di capire e di non ricorrere mai a nessun inciucio. E quindi Ennio ti conquista per questo, perché è un esempio. E in un momento come quello che stiamo vivendo noi, questo non è poco. Grazie.